La fisica dei neutrini, assieme alla fisica della materia oscura, è una delle poche evidenze che abbiamo, oltre il modello standard, oltre, diciamo, la fisica di base che conosciamo. Quindi questo è uno dei motivi principali che mi ha spinto a studiare la fisica dei neutrini. E la fisica dei neutrini nasconde uno dei problemi più interessanti in questo momento della fisica teorica, uno dei tanti che ci sono, che è la fisica cosiddetta del sapore, perché noi abbiamo tre particelle, che potete pensarle come tre sapori, e queste tre particelle provengono dall'atmosfera, dal Sole, e nel loro viaggio continuano a cambiare il loro sapore tra di loro, un po' come, fare un brutto esempio, il gioco delle tre carte. Infatti, quello che noi pensiamo che ci sia sotto a questo continuo gioco delle tre carte che c'è nell'universo è appunto una simmetria di scambio, e cerchiamo di interpretare quindi i dati che osserviamo dall'atmosfera, dall'universo, appunto attraverso queste simmetrie. Le simmetrie sono una cosa molto importante nella fisica teorica, perché sono in grado di fare delle predizioni, e in particolare quindi io mi occupo di cercare di spiegare i dati dei neutrini che osserviamo assumendo delle simmetrie di sapore, che sono simmetrie semplici, tipo le simmetrie appunto delle tre carte. Quindi mi sembra che l'idea sia molto semplice, proprio come uno scambia. Quindi noi abbiamo tre biglie colorate e le scambiamo tra di loro, e questa è la simmetria di base che noi pensiamo che ci sia alle basi della natura. E perché siamo così convinti? Perché diciamo, i dati che osserviamo sono molto particolari e ci sono delle strette relazioni tra i dati e questo tipo di simmetria. Adesso, come vi dicevo, sono anche molto interessanti perché permettono di fare delle predizioni. E in questo convegno ho presentato dei recenti risultati riguardo alla relazione che ci sono attraverso queste simmetrie di sapore, simmetrie basate su simmetrie discrete, e il cosiddetto neutrino less double beta decay, che diciamo che è la probabilità per la quale un nucleo possa decadere in un altro nucleo senza emissione di neutrini, e che è molto importante perché potrebbe provare una delle nature più importanti dei neutrini, che è la natura di Majorana, ossia un neutrino che è il suo stesso antineutrino, che è una proprietà che possono avere soltanto i neutrini. Per esempio, un elettrone positivo non può essere un antielettrone perché l'antielettrone è negativo, quindi si possono distinguere per la carica. I neutrini sono neutri e quindi un neutrino e un antineutrino possono anche essere la stessa particella. E se lo sono, devono avere quel tipo di processo che è il neutrino less double beta decay. Quindi grazie a questo processo possiamo sapere se quella è la natura, e grazie alle nostre simmetrie di sapore che fanno parte di un problema molto più grande, possiamo fare delle grosse proiezioni. Questo è quello di cui mi sono occupato e spero di aver dato un'idea vaga di quello che si occupa anche qua a questa conferenza.